siamo scesi in campo con le parole forti e chiaro, dicendo che noi siamo fuori e contro questo sistema di interessi. Siamo scesi in campo perché siamo governati da una classe politica che è indecente. Fanno finta di scannarsi tra di loro, ma alla fine sono sempre d'accordo su tutto. PD e Lega sono due facce della stessa medaglia. Difendono gli interessi dei ricchi, difendono gli interessi dei pochi e sfruttano e si approfittano di invece dei lavoratori, degli sfruttati, di chi questa voce non ce l'ha. Noi siamo scesi in campo proprio per dare voce agli sfruttati, agli esclusi, ai traditi dalla politica. La Lega fa un gioco disgustoso, fa finta di essere in opposizione, ma in opposizione che cosa? Che quando parla di lavoro non dice lavoratori, ma dice imprese. Cosa fa? Come fa a parlare alle periferie? Con quale faccia tosta? Se poi a parlare ai lavoratori, se poi è la stessa che ha fatto i decreti sicurezza, che non permettono a un lavoratore, se viene licenziato, di scendere in piazza e difendere il suo salario e i suoi diritti. Con quale faccia tosta? Vanno nei nostri quartieri, parlano di servizi, quando invece li hanno sempre privatizzati e lo sappiamo cosa fanno quando sono al governo. Basta vedere cosa hanno fatto il resto d'Italia, nelle altre regioni. Privatizzano la scuola, privatizzano la sanità. Di fatto sono sempre d'accordo con un modello di servizi sempre più classista e sempre più elitario. Pensiamo all'ambiente. PD e Lega difendono tante grandi opere inutili, la Lega addirittura ne vorrebbe di più. Una Lega che è sempre dalla parte della repressione, delle manette, dei manganelli e degli sgomberi. Noi a tutto questo non ci stiamo, ma vogliamo anche dire di chi è la colpa se oggi nelle periferie si vota Lega. La colpa è del Partito Democratico che ha massacrato i lavoratori, la colpa del Partito Democratico che ha fatto un taglio ai salari, un taglio alle pensioni, che ha distrutto i diritti dei lavoratori. Un Partito Democratico sempre più razzista verso i migranti e verso i poveri, perché entrambi ci odiano e noi quest'odio lo ricambiamo, perché il nostro odio verso questa classe politica indecente è amore verso gli sfruttati, è amore verso tutti quelli che non riescono ad arrivare alla fine del mese. E allora vogliamo dire forte e chiaro di chi è la colpa di questa situazione, di chi ha aiutato il Partito Democratico. Ci sono un sacco di complici che in campagna elettorale si dimenticano. Oggi sostenere Bonaccini significa sostenere un modello che nutre delle disuguaglianze, che le crea e trae profitto. Un modello che è sempre dalla parte dei padroni, è sempre dalla parte dei ricchi e degli imprenditori. Noi invece siamo dalla parte giusta della storia. E allora ci parlano tanto di unità, quando sotto elezioni tornano sempre fuori la logica del voto utile, la logica del meno peggio. L'unico voto utile oggi è quello che serve per rompere con questo sistema, un sistema che vede sempre tutti d'accordo. Ci parlano di unità, ma noi vogliamo l'unità con tutti gli sfruttati, vogliamo l'unità tra gli studenti e i lavoratori, tra i migranti e gli italiani, noi vogliamo l'unità tra tutti quelli che non riescono ad arrivare alla fine del mese. E non l'unità con chi si ricorda, tutte quelle forze politiche che si ricordano dell'unità solo a ridosso delle elezioni. Solo per qualche manciata di voce si venderebbero pure la madre. Allora noi a tutto questo vogliamo dire basta. Noi siamo una forza che scende in campo per dire che è ora di finirla con questo sistema e che questo sistema ha avuto fin troppi complici fino ad adesso. E infatti noi parliamo di lavoro, parliamo di ambiente, parliamo di servizi e quando parliamo di lavoro ci ricordiamo che sul lavoro, sul posto di lavoro, fin troppe volte si muore. Parliamo di sicurezza sul posto di lavoro, diciamo che l'Emilia Romagna ci viene presentata come una città vetrina, una regione vetrina e noi invece vogliamo parlare del retrobottega, del mondo di sfruttamento e ricattabilità, di un sistema di cooperative che fa e non fa altro che alimentare ricattabilità e sfruttamento. E lo vediamo nel mondo della logistica, lo vediamo nel caporalato che c'è nei braccianti, nell'agricoltura, lo vediamo nei tanti giovani che vengono sfruttati nella riviera. Se questo è il modello di sviluppo che loro vogliono, se questa è l'idea di lavoro, noi non ci stiamo. Noi diciamo che il pubblico non deve più essere complice di salari da fame e per questo diciamo che bisogna, nel nostro programma diciamo e pretendiamo, salario minimo 9 euro e reintroduzione dell'articolo 18 per tutte quelle imprese cooperative che vogliono partecipare a appalti pubblici. Parliamo di servizi e non facciamo come fa qualcun altro che dice pubblico ma si nasconde. Noi diciamo che i servizi devono essere totalmente pubblici. Noi diciamo che la scuola e la sanità non bisogna più dare finanziamenti ai privati. In questo paese è stato fatto un referendum e tutti se ne sono
dimenticati. L'acqua deve tornare a essere un bene pubblico. Siamo contrari all'autonomia differenziata, di cui sono tutti d'accordo. Lega, PD e 5 Stelle, un modello, l'autonomia differenziata, che è un programma criminale in questo paese, che va a creare regioni di serie A e di serie B e che anche all'interno della nostra regione va a cristallizzare delle disuguaglianze che già esistono. Non è possibile, noi non vogliamo un mondo dove tutto è in concorrenza, dove i territori e le persone vengono messe in concorrenza per provare a trovare un proprio posto nel mondo. Noi a tutto questo vogliamo dire basta. Parliamo di ambiente e noi, quando parliamo di ambiente, diciamo giustizia climatica e giustizia ambientale, perché diciamo che la crisi e la catastrofe climatica la deve pagare chi si è arricchito fino ad adesso, chi ha inquinato fino ad adesso, e non si deve scaricare ancora una volta sulle spalle dei lavoratori e di chi vive questa terra. Noi diciamo basta al ricatto continuo tra salari e ambiente, tra salute e ambiente, tra salute e lavoro. Noi diciamo basta, noi diciamo che la transizione ecologica la deve pagare chi ha inquinato, diciamo che questa legge regionale all'urbanistica fa schifo perché mette al centro gli interessi dei privati, noi diciamo che alimenta la cementificazione del territorio. Con che faccia poi si riempiono i coraggiosi di ambiente? Con che faccia, quando sostengono un partito democratico che ha cementificato questa regione e la Lega vorrebbe cementificarla ancora di più? Noi invece diciamo basta anche all'emergenzialità, siamo in un paese e in una regione con un altissimo rischio idrogeologico e ogni volta che c'è un'alluvione, ogni volta che c'è un problema si chiama l'emergenza, ma non è un'emergenza, il problema è strutturale. Allora noi diciamo di fare un piano di investimenti strutturale per mettere in sicurezza il nostro territorio, un piano di investimenti che possa dare lavoro, che crei occupazione, che vada anche a risolvere il problema di spopolamento delle zone montane, perché siamo già in una regione ricca di disuguaglianze, siamo già in una regione dove i servizi sono solamente nelle grandi città, dove ci sono grandi città vetrine che servono ai turisti e tutto il resto è lasciato all'abbandono. Le montagne sono abbandonate, le periferie sono lasciate in mano al degrado e dove è possibile che si crei l'odio sociale e il malcontento su cui la Lega oggi cavalca. La Lega sono solamente degli sciacalli sul malcontento della gente. E allora, quello che diciamo, e lo vogliamo dire forte e chiaro, che non ci stiamo più a un modello che ci mette in concorrenza gli uni con gli altri, non ci stiamo più a un modello che ci vuole sempre più ricattabili e che non ci vuole alzare la testa. Noi pensiamo semplicemente che scegliere il potere al popolo significa rompere con questo modello di sviluppo, rompere con un paradigma che vuole i cittadini clienti, che vuole il lavoro un privilegio, che vuole i servizi considerati dei lussi. A questo modello classista noi diciamo forte e chiaro che è ora di finirla. Non è più il tempo delle mezze misure, non è più il tempo della moderazione, bisogna rovesciarlo questo sistema, e potere al popolo è un'opzione di rottura. Ci hanno tolto tantissimo in questi anni e ora è arrivato il momento di dire basta e di riprenderci tutto quello che è nostro.